anche soprattutto nella provincia di Trapani, e orgoglioso di essere al comando di Carabinieri, il cui valore lo conosco da tempo, e a parte la loro priorità lo conosco da tempo perché ho già in qualche modo lavorato in questa terra, in quanto ho assunto il comando del comando di Carabinieri, ma sono stato per tantissimi anni, per più di 20 anni, alla Rossa, raggruppamento operativo speciale, in Sicilia, dal 2008 al 2015, sono stato comandato il reparto anticrimine di Palermo, che ha una competenza distrettuale e pertanto mi sono occupato della provincia di Trapani, anche lasciato Palermo al primo reparto del raggruppamento a Roma, ho avuto occasione di lavorare su Trapani, un territorio che sappiamo bene dal punto di vista dell'importanza e degli equilibri in chiave criminale organizzata, è una provincia assolutamente di primo piano. Quindi le mie pregresse esperienze operative mi hanno consentito di conoscere, oltre la realtà operativa della provincia di Trapani, anche la bravura e il valore dei carabinieri che operano in provincia. Una bravura è il ruolo fondamentale dell'arma che ci danno ai cittadini, non soltanto in chiave di contrasto alla criminalità organizzata, costituisce pertanto un obiettivo primario della nostra istituzione, ma anche un impegno a 360 gradi su tutti i fronti della sicurezza pubblica, intervenendo in più settori della vita pubblica e contribuendo a garantire quel livello di sicurezza necessario ai cittadini e all'utenza della provincia. Come è stato lei, e credo che sarà più che un comandante provinciale che si occupa di affari burocratici, un comandante provinciale che sta sul campo, perché una giacca da investigatore non se la potrà certo togliere. Ma ecco, dalla sua esperienza c'è molta curiosità anche tra il lettore sapere oggi cos'è Cosa Nostra Trapanese da tante parti, che tipo di come si è modificata, come si è raffinata con la fase oramai del cosiddetto 2.0, credo siamo arrivati al 3.0, quindi questa è una domanda che facciamo all'ex ministro. La seconda domanda, da comandante provinciale, ecco, se cambierà qualcosa nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata e soprattutto al tema della microcriminalità che in certi centri si fa avvertire in modo particolare. La nostra Trapanese è sempre stato un laboratorio d'avanguardia nella realtà siciliana, è sempre stato un passo avanti come dinamiche, come interessi, come strategie, e credo che abbiamo ottenuto fino adesso questa sua peculiarità. Le azioni di contrasto non cambieranno con il relativo, perché è sempre stata un'azione di contrasto intelligente e sicura, quella che è stata portata avanti negli anni dai miei predecessori, da tutta la istituzione.
certamente la mia precedente esperienza in reparti investigativi di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri e soprattutto l'impegno che ho profuso in provincia di Trapani mi consente di avere una conoscenza della realtà operativa e della criminalità organizzata sicuramente di livello, proprio frutto dell'esperienza pregressa. Il mio impegno, il mio attuale comando, il carico di comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani mi porterà ad avere un'attenzione a 360 gradi su tutte quelle che sono le emergenze, le esigenze, le istanze della cittadinanza di questa splendida provincia di cui sono veramente onorato di comandarne i Carabinieri e proseguirò l'azione di comando sull'onda e sul solco di quelle che sono state le direttive dei miei predecessori, quindi un'arma sempre più vicina alla gente, alle istanze dei cittadini, cercando di dare una risposta a quelle che sono le emergenze e le esigenze più sentite dalla cittadinanza, a partire dai paesi più piccoli fino a quelle sentite dai grandi centri della provincia.